Mettiamo un altro tipo di tiristore. Adesso il GTO si chiama Gate Turn Off Thyristor. Un tiristore che ha questo simbolo, vedete, uguale all'altro. L'unica cosa è che nel gate è indicata la corrente in tutte e due le direzioni. In pratica è un tiristore molto simile al precedente, però con una serie di accorgimenti particolari si fa in modo di poter spegnere il tiristore anche con la corrente. Quindi ricordate, abbiamo detto un attimo fa qual è il motivo per cui non si riesce a spegnere il tiristore dalla corrente. Per il fatto che la regione di gate è troppo più piccola della regione di catodo e quindi non si riesce a svuotare in modo efficace. Col GTO ci si riesce perché si adottano tutta una serie di accorgimenti, in particolare questi tre. C'è una struttura molto interdigitata, quindi il GTO è fatto da tante celle in parallelo, ma veramente tante, dell'ordine del migliaio, in modo da avere distanze tra il gate e la parte interna del plasma sempre molto piccole. Va bene? La seconda cosa che si fa, si usa un catodo rialzato. Ora vi faccio vedere la struttura, è una cosa che mi consente di accorciare ancora questi percorsi dal gate alla parte interna dove c'è il plasma. E poi si usa un'altra tecnica che si chiama corto di anodo, che cioè, presenta degli svantaggi ma facilita lo spegnimento. Vediamo di che si tratta. Sono queste tre: struttura interdigitata, catodo isola, catodo fatto a isola, catodo rialzato, potremmo dire in italiano, è un corto di anodo. Allora, la struttura è questa. In pratica, questa è la cella elementare. Vedete, dovrete riconoscere P più N- P N più. Questa è la struttura che si ripete periodicamente. Dove sono le tre cose che vi ho detto? Vabbè, la struttura è fatta da tante celle in parallelo e queste si vedono. Pratica, chiaramente tutti gli anodi sono contattati in parallelo, tutti i catodi che sono questi sono contattati in parallelo e c'è di nuovo tutti, c'è un unico gate che è in parallelo su tutti i dispositivi. Va bene? Quindi il dispositivo elementare è piccolo, le distanze sono brevi. Per accorciare ancora di più le distanze, vedete c'è un etching qua, per cui il catodo viene in pratica realizzato su un'isola, viene fatto un etching verticale fino a una certa profondità in modo da avvicinare ancora di più il gate alla regione dove c'è il plasma, che è questa, no? In questo modo accorcio questo percorso perché proprio levo materiale. Va bene? Quindi questa è la seconda cosa. Il corto di anodo è invece questo qua. Quindi si apre una regione, cioè si fa un drogaggio N più che entra dentro e contatta fino e arriva fino alla regione di deriva. Questo per ogni cella elementare. Quindi sono tre azioni che vengono fatte e la complessità costruttiva chiaramente cresce. Il corto di anodo a che cosa serve? Mi serve a fare uno svuotamento più rapido. Perché in pratica io ho messo in corto una giunzione PN, tra l'altro la giunzione che doveva sopportare inversa la tensione. In pratica io ho perso la capacità di blocco in inversa, perché vedete quando il catodo è a tensione più alta dell'anodo, doveva essere questa giunzione qua, indicata qui con J1, a bloccare tutto, ma questa l'ho cortocircuitata, quindi questa non blocca più niente in inversa, la tensione diventa molto piccola in inversa. Però quando applico una tensione negativa, questo mi consente di svuotare rapidamente il plasma. Diventa un percorso privilegiato per svuotare il plasma. Quindi il contatto P+ mi serve per iniettare lacune, però quando devo svuotarle passo dal corto.
accelera i tempi di commutazione. Quindi è una serie di accorgimenti che da un lato mi consente di controllare meglio con il gate, sia in accensione sia in spegnimento, dall'altra parte mi riduce tutte le distanze e mi velocizza le commutazioni. Quindi il GTO è molto più rapido del tiristore nei tempi di accensione e di spegnimento. Tanto rapido che quegli accorgimenti che vi raccontavo prima per limitare la crescita della corrente nel tiristore e la crescita della tensione sono particolarmente importanti nel GTO, perché i tempi sono molto rapidi, quindi quelle derivate sono intrinsecamente più alte. Vanno limitate con un circuito esterno. Allora, vediamo un pochino come funziona lo spegnimento. Il circuito è quello, il PNP e l'NPN, lo stesso circuito che abbiamo rappresentato prima. Stavolta ho evidenziato il corto di anodo, quindi la giunzione tra l'anodo e la regione P, e la regione N di deriva viene cortocircuitata da quella resistenza, che tipicamente è una piccola resistenza. Allora, che cosa avviene nel spegnimento? Dunque, l'alfa del PNP, ecco qui immaginiamo di partire da una condizione di corrente elevata, all'inizio addirittura siamo in saturazione, dobbiamo uscire dalla saturazione, quindi possiamo trascurare il termine IC0, no? Quindi quelli togliamoli per il momento di mezzo, non ci servono. L'alfa PNP è il rapporto tra corrente di collettore e corrente di emettitore. Bene, in conduzione la corrente passa essenzialmente dentro il PNP, non passa dal corto di anodo, che ha una resistività non trascurabile, quindi è piccola ma non trascurabile. In conduzione passa dalla zona P, quando si spegne passa dall'altra parte. Allora, quindi il Q2, noi sappiamo che esce dalla saturazione, cioè va in regione attiva, se la sua corrente di base è più piccola di IC2 diviso il beta di saturazione. Quindi questa è la condizione alla quale possiamo dire abbiamo fatto uscire Q2 dalla saturazione. Se esce dalla saturazione vuol dire che si innesca il meccanismo che porta tutto in interdizione. Quindi abbiamo sistema instabile, quindi se lo portiamo in zona attiva ricade dall'altra parte. Allora, vediamo quanto vale B2, vediamo quanto vale C2 e che cosa corrisponde questa condizione. Allora, IB2 è questa, è uguale a IC1 meno IG', dove IG è la corrente di gate uscente. In condizione di spegnimento io sto succhiando, no? Corrente di gate, sto tirandola via. IC1 è alfa PNP per IA meno IG', questa è la condizione, deve essere più piccolo di IC2, che è la corrente di collettore IG, ok, minore di IB2, che è IC2 diviso beta sat, ma approssimiamolo col beta dell'NPN, e IC2 che cos'è? È IA per 1 meno alfa PNP, cioè è la corrente di base del transistore 1. Quindi questa è la condizione. Vedete, quindi questa condizione è una condizione su IG. Mi dice che IG deve essere maggiore di una certa quantità funzione di IA perché possa tirar fuori dalla saturazione Q2. D'accordo?
quindi ricapitolo, questa è la condizione per i 3Q2 fuori dalla saturazione, è una condizione che riguarda i B e i C2, io ho scritto i B2 come alfa PNP A meno IG' e i C2 come IA per 1 meno alfa PNP. Approssimato il beta 2 di saturazione col beta LNPN. Allora, esplicito IG' e mi viene IG' maggiore di IA per i coefficienti che moltiplicano IA. Va bene, quindi questo coefficiente per valori tipici viene una cosa intorno a un terzo, un quinto, quindi mi ci vuole una corrente significativa e G per spegnere, non so se le vedete tu. Questa roba qua viene un terzo, un quarto, un quinto, dipende un po' dalle situazioni, quindi la corrente di G che mi ci vuole per riuscire a spegnere il tutto è significativa. Chiaramente questo circuito equivalente è una cosa semplificata che non rende ragione della struttura del dispositivo. Questo vale perché ho potuto trascurare tutte le resistenze di dispersione del dispositivo, in quanto ciascun GTO è fatto da dei tiristori molto piccoli, per cui le distanze sono piccole e tutte quelle resistenze sono trascurabili. C'è questa ipotesi precedente. Altrimenti, se dovessi considerare le cadute resistive varie, non riuscirei a trovare la condizione buona. Ok? Allora, quindi, da questo si vede una cosa. Per abbassare il più possibile IG, dobbiamo abbassare questo termine, no? Un termine è l'alfa del PNP, quindi questo ci conviene abbassarlo. Oh, in realtà, il fatto di aver messo il corto di anodo, che mi cortocircuita a base di emettitore, di pratica mi riduce l'alfa efficace del PNP. Quindi va nella direzione di semplificare lo spegnimento. E l'altra cosa che devo cercare di fare è avere un beta NPN abbastanza elevato. Un beta NPN... No, è a sotto. E a sottrarre, quindi no, non mi serve abbastanza elevato. No, in realtà, allora, devo abbattere il PNP e posso, vabbè, da questo discorso che sto facendo, posso usare il corto di anodo e che ha come difetto, come ho detto prima, che il tiristore non blocca VK negativa a quel punto, perché ho cortocircuitato una giunzione, e posso aumentare lo spessore della regione di deriva, vi ricordate? Perché aumentare lo spessore della regione di deriva riduce il PNP. Altra cosa, posso, come dire, aumentare un pochino la difettosità nella regione di deriva, che di nuovo riduce il guadagno di quel transistore. Queste due azioni si pagano in un aumento della WON. Chiaramente se introduco difetti e aumento lo spessore, poi in conduzione aumenta la resistenza. Questi sono i termini su cui mi conviene di più agire. Questo qua in realtà è già abbastanza piccolo, diciamo, c'è l'1 meno alfa, è giusto, è PNP. Quindi quando riduco questo viene approssimativamente 1. Mi converrebbe ridurre un pochino l'NPN, ma non... Mi riconviene un pochino ridurre il beta NPN, sì. Anche quell'effetto può avere, c'è un'azione specifica che si ottiene. Stavo dicendo, tipicamente IG' è un terzo, un quinto, questo è il valore che si raggiunge. D'accordo, quindi posso spegnere il tiristore con la corrente di gate, ha aumentato in modo significativo la velocità di accensione e la velocità di spegnimento. Per questo motivo, quando metto in un circuito il GTO come interruttore controllato, devo limitare
quelle, le due velocità di variazione, la corrente e la tensione. Si usano dei circuiti di protezione che si chiamano circuiti snubber. Stavolta è importante perché non riesco solo col pilotaggio, no? Non riesco solo con la tensione applicata, ho bisogno di un circuito esterno che limiti. Allora vedete, questa è la, ci sono due snubber. Il primo snubber è questo, che serve per limitare la, l'aumento di corrente durante l'accensione, durante il turn on. Com'è che lo limita? Beh, semplicemente viene limitata con, con la presenza dell'induttanza. Quando entra in conduzione il GTO, qui la corrente tenderebbe ad aumentare molto rapidamente, il fatto di avere un'induttanza qui serie si oppone a questo aumento della corrente, quindi dimensionata correttamente limita la crescita della corrente. Qual è il problema? Se non la mettessi, il GTO potrebbe essere così veloce da andare completamente in conduzione prima che il diodo di ricircolo si interdica. Quindi a un certo punto mi troverei ad avere nel GTO tutta la corrente del carico più la corrente di spegnimento del diodo di ricircolo, quindi con una corrente complessivamente eccessiva. Il fatto di metterlo snubber consente di far sì che questa corrente cresca più lentamente, quindi dia tempo al diodo di ricircolo di spegnersi. Contemporaneamente mi evita il problema di avere una deriva termica nel GTO, la fuga termica nel GTO. Quindi quando vado a vedere il transitorio è molto simile a quello che abbiamo visto per il tiristore. Applico la IG per portarlo in conduzione, all'inizio è spento, c'è un delay time durante il quale si diffonde la carica internamente, si inizia come dire, a innescare il meccanismo di conduzione, si sparge la carica dei minoritari, si inizia a innescare il meccanismo di conduzione, alla fine del delay time la corrente comincia a salire, la tensione comincia a scendere, questa derivata è limitata dallo snubber, c'è un piccolo... di solito lo snubber limita la corrente ma non riesce a evitare spesso un piccolo picco di corrente, un overcurrent, no? E perché cosa succede? In questa zona c'è ancora il diodo di ricircolo che non si è completamente spento, quindi finché è piccolo, ora l'ho esagerato per farvelo notare, finché è piccolo questo picco di corrente è sopportabile, se non ci fosse e lo snubber questo andrebbe più rapidamente, il picco potrebbe essere molto più in alto, chiaramente l'effetto di rischio di fuga termica potrebbe essere molto cresciuto. Quando il diodo si spegne completamente, qui si raggiunge la corrente richiesta da carico e qua c'è lentamente la VH va a VON. Quel tempo di spreading del plasma è molto ridotto nel GTO perché le distanze sono piccole, quindi diciamo tutta la regione del plasma è molto attaccata al gate, fa presto a diffondersi. Quindi i tempi di commutazione vengono significativamente accorciati e vanno controllati. Ecco, un'altra cosa che spesso si fa nei GTO è di mantenere una certa corrente anche durante la conduzione. Nel tiristore spesso questa corrente viene portata a zero, serve per l'accensione e poi si sostiene da solo. Nel GTO, siccome si vuole velocità anche in spegnimento, il tempo di vita dei portatori nella regione di riva è più piccolo, quindi c'è il rischio che non si autosostenga il plasma, d'accordo? Per cui per essere sicuri di farlo sostenere si continua a pompare dentro corrente, c'è un livello di corrente molto basso che si chiama corrente di back porch, che serve a mantenere il plasma. È utile questa cosa perché come lo tolgo accelero lo svuotamento, accelero lo spegnimento diciamo, del GTO, va tenuto un pochino su, è sempre al limite di spegnimento. Per lo spegnimento, giro, abbiamo quest'altra parte.
Allora, in accensione non ho neanche guardato questa parte del circuito, perché chiaramente questo conduce e tutta la corrente passa al GTO, cortocircuita tutto, no? In spegnimento che cosa succede? Che questa tensione deve salire, va bene? C'è uno snubber, quindi un circuito di protezione RC stavolta, per lo spegnimento. Che cosa fa? Impone semplicemente che quando sale la tensione sul GTO si debba caricare questa capacità, d'accordo? E la carica di questa capacità richiede un tempo, perché la velocità massima di carica di questa capacità può essere funzione della corrente massima e del valore della capacità, cioè dV su dT è limitato da I0 su C. Okay, quindi viene limitata la tensione con cui aumenta la tensione sul catodo. E questo, in questo momento, cosa vi ho spiegato? A che cosa serve l'induttore e a cosa serve la capacità qui? Il resto a che cosa serve? Serve a far sì che non si danno fastidio l'uno con l'altro, nel senso che vedete, in accensione la capacità non si scarica sul tiristore, questo potrebbe far aumentare la corrente che passa nel tiristore anche molto rapidamente, ma non si scarica perché c'è il diodo che la fa soltanto caricare. Per scaricarsi la capacità deve passare attraverso questo circuito RL, che è più lento e quindi, diciamo, si scarica più lentamente senza causare picchi di corrente. Questa parte qui invece fa sì che quando fa sì che in pratica la tensione su questo nodo non possa mai diventare troppo elevata, altrimenti l'induttanza durante lo spegnimento può far salire diciamo a valori incontrollati la tensione su questo nodo, quindi questo fa da diodo di ricircolo, in pratica è un diodo di ricircolo aggiuntivo per l'induttanza che ho messo per lo snubber. Quindi questo è per il carico, questo è per lo snubber. Quindi, dicevo, limitato dV su dT, nel transitorio me ne accorgo, il transitorio è più rapido di quello che abbiamo per il tiristore, però la situazione è più o meno simile. C'è la differenza principale, che dobbiamo considerare l'IG. Allora, che cosa succede? In condizione di spegnimento si dà una botta negativa di corrente di gate elevata. All'inizio abbiamo un effetto trascurabile, non si inverte neanche la tensione di gate, perché questa corrente di gate comincia a togliere carica, ma c'è sempre un sacco di carica dentro. A un certo punto quando si è svuotato in modo significativo, comincia a scendere la corrente e a salire la tensione. D'accordo? Quindi è uscito alla fine il delay time, è uscito il dispositivo dalla zona di saturazione per tutti e due i transistori. I due transistori sono in zona attiva, quindi la corrente comincia a calare, la tensione comincia a salire, e poi la salita della tensione viene limitata dallo snubber. Di solito è abbastanza violenta questa fase qui, perché la tensione sul gate va a un valore così forte da mandare in breakdown la giunzione tra gate e catodo, quindi qui la tensione si blocca, non va più giù perché va in breakdown la giunzione. Questo consente di tirar via ancora più carica, e poi c'è un effetto di coda, perché c'è una parte della carica che non viene tirata via dal gate, ma se ne deve andare dai contatti di anode e di catodo, come abbiamo visto succede quando si fa commutare molto velocemente un bipolare, no? C'è una parte della carica che poi si svuota pian piano dall'anodo. Stavolta questo pian piano è comunque abbastanza rapido, ma insomma l'effetto si vede. Quindi quella parte lì è la carica che se ne va dai contatti di anode e catodo e non dal gate.
Ok, con questo ho chiuso. Fermo qua, poi se ci sono domande.